Liberi Dentro, Eduradio e TV, un ponte tra carcere e città. Bentrovati di nuovo a tutte e tutti. Apriamo questo martedì 12 di luglio sempre sul nostro programma Liberi Dentro ed Eduradio TV, che approfondisce i temi per essere sempre un ponte tra carcere e città. In compagnia mia sono Caterina, sempre con Antonella Cortese. Ciao Antonella. Ciao Caterina, ciao a tutti. Oggi sempre per un discorso di valorizzazione di quelli che sono i nostri ospiti, i nostri collaboratori che con tanto entusiasmo, tanta disponibilità collaborano nel nostro programma, mandiamo in onda una replica di un'intervista che abbiamo fatto per quella che è la nostra pillola di ospite della settimana all'organizzazione Avvocato di Strada. È una realtà che nasce a Bologna, pensate, nel 2000, con un obiettivo molto importante, che è quello di tutelare i diritti delle persone senza fissa dimora. Il presidente di questa associazione, forse molti di voi lo conoscono o lo hanno sentito nominare, è Antonio Mumolo, che è promotore tra l'altro della legge regionale che porta il suo nome, che prevede e consente alle persone senza fissa dimora di avere un sussidio medico. Quindi intanto però partiamo subito con Carlotta Gregori di questa associazione, che ci racconta che cos'è il servizio Avvocato di Strada e quali sono i suoi obiettivi. E rieccoci, bentornati, siamo con Carlotta Gregori, avvocato dell'organizzazione Avvocato di Strada. Buongiorno, grazie di essere su Eduradio. E ti chiedo subito le origini della vostra organizzazione, siccome siete una realtà ormai presente su Bologna da molti anni, e quindi quali sono le necessità che hanno mosso lo sviluppo di Avvocato di Strada. Sì, allora Avvocato di Strada nasce oltre 20 anni fa su iniziativa dell'avvocato Antonio Mumolo, che era un volontario dell'associazione Piazza Grande. E girando la sera, assistendo le persone comunque che vivevano in strada, si è reso conto che queste persone, nel momento in cui scoprivano che lui era un avvocato, iniziavano a fare molte domande e a far emergere problematiche diverse. Quindi si è scoperto così una forte necessità di assistenza legale da parte di coloro che vivono in strada. E quindi è nato il progetto Avvocato di Strada, inizialmente all'interno di Piazza Grande a Bologna, e poi come associazione che man mano si è allargata e adesso appunto conta 57 sedi in tutta Italia e moltissimi volontari. Quindi questo fare rete con altre professionalità serve principalmente a? A tutto. Fare rete è la cosa più importante in un'attività di volontariato come la nostra, sia al nostro interno, quindi avendo professionalità diverse nel portare avanti la nostra attività, sia rete con diverse realtà del territorio. Per esempio la sede dove siamo adesso, che è la sede di Avvocato di Strada, è l'unica sede, diciamo, solo di Avvocato di Strada. In tante città italiane invece lo sportello di Avvocato di Strada si svolge all'interno di altre realtà, quindi all'interno di mense, all'interno di dormitori, all'interno di servizi di vario tipo per le persone senza dimora. Quindi già solo per portare avanti l'attività è necessario fare rete e nel momento in cui si prende in carico una persona, fare rete diventa fondamentale per aiutarla in un percorso che sia tutto tondo e che quindi all'assistenza legale che offriamo noi e che portiamo avanti noi si affianchi l'assistenza data da tutti gli altri servizi per portare avanti un vero e proprio percorso di reinserimento della persona. D'altra parte anche il nome della vostra organizzazione lo dice, Avvocato di Strada, perché? No, Avvocato di Strada perché appunto si occupa essenzialmente solamente proprio da statuto di persone senza dimora, e migranti, vittime di tratta. Quindi abbiamo un'utenza molto precisa, questo non toglie che la nostra opera di sensibilizzazione anche di sostegno abbia sempre necessità di avere un occhio più ampio,
Quindi ovviamente può capitare che ci chiami o venga a sportello una persona che non è senza dimora, che non possiamo seguire. In questo caso noi facciamo quell'opera di orientamento sul territorio ad altri servizi, proprio con quel concetto che dicevamo prima del fare rete con gli altri servizi, per fare in modo che la persona riesca a trovare chi effettivamente in quella situazione specifica può essergli d'aiuto, che magari, appunto, non essendo una persona senza dimora, non possiamo essere noi. Carlotta, ricorda magari ai nostri ascoltatori tra radio e TV come è possibile contattarvi, un indirizzo email e magari un sito. Ok, allora il nostro sito internet è www.avvocatodistrada.it. Per informazioni o altro, si può scrivere una mail a info@avvocatodistrada.it e sul nostro sito internet, nella sezione sedi locali, sono riportati tutti i contatti email e telefonici di tutti i nostri sportelli in tutta Italia, in modo tale da contattare il singolo sportello di cui si ha bisogno. E come numero di telefono è possibile telefonare alla sede di Bologna, che risponde un po' come un centralino per tutta Italia, che magari riesce a fare un orientamento, a contattare il singolo volontario che può aiutare, e telefonicamente possiamo essere contattati sul numero della sede nazionale, che è 051 227143. Grazie Carlotta e noi ci rivediamo domani sempre su Liberi Dentro e Eduradio TV. E dopo aver ascoltato Carlotta Gregori, sentiamo invece che cosa ci racconta Danilo Cinti con le sue interviste sostenibili. Vi ricordo che siamo sempre nella settimana della scienza e quindi restiamo in questo ambito. Danilo infatti intervista Nicola Armaroli, dirigente di ricerca CNR Bologna, su un tema molto caldo, l'energia. Ascoltiamolo. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. In questa nuova puntata di Interviste Sostenibili torniamo a parlare di energia e lo facciamo in compagnia di Nicola Armaroli, dirigente di ricerca presso il CNR di Bologna, direttore di Sapere, una storica rivista di divulgazione italiana e autore di diversi saggi di divulgazione sui temi che ruotano attorno all'energia e alle nuove tecnologie. Benvenuto Nicola Armaroli e grazie per essere oggi qui con noi. Grazie a voi. Allora, Nicola Armaroli, purtroppo, nostro malgrado, la cronaca di queste ultime settimane della guerra in Ucraina ha riportato alla ribalta nel nostro paese la discussione intorno ai temi energetici, in particolare alla dipendenza che il nostro paese ha per i consumi energetici, che sono quelli elettrici, ma anche del riscaldamento del gas, in particolare del gas russo. Allora, con lei partirei proprio da qui, e le chiederei innanzitutto di raccontarci se e quanto effettivamente in questo momento storico siamo dipendenti dal gas in generale e da quello russo in particolare, e di raccontarci più in generale qual è oggi il mix energetico del nostro paese. Innanzitutto noi dipendiamo molto come paese Italia dal metano, perché il 40% dell'energia primaria utilizzata in Italia viene dal metano, che è un valore altissimo se pensate che la media europea è del 25%. Siamo valori simili a quelli della Russia, un po' più bassi, però la Russia il metano ce l'ha, noi non ce l'abbiamo. La dipendenza poi dal gas russo è molto forte, perché circa il 40% del gas che abbiamo ottenuto negli ultimi anni viene dalla Russia. E quindi la dipendenza è forte, non ci si può staccare dalla Russia dalla mattina alla sera, questo ormai è evidente. Perché siamo così attaccati al gas russo? Perché sostanzialmente era quello che costava meno e quello che ci conveniva di più. Quindi questa è una dipendenza soprattutto legata a fattori economici. Noi abbiamo una dipendenza analoga, un po' inferiore al 40%, dal petrolio. Il petrolio viene utilizzato principalmente per i trasporti, come in tutto il mondo, quindi una quota superiore al 90% del petrolio va nei trasporti, quindi automobili, camion, autobus, aerei, navi, eccetera. Mentre il metano viene utilizzato almeno in tre settori diversi, che sono il residenziale, a casa nostra, la produzione elettrica, molto importante, e il settore industriale. Quindi la transizione del metano, se volete, è più complicata,
per cominciare a smettere di utilizzare metano, perché coinvolge tre settori tutti importanti, mentre la transizione dal petrolio paradossalmente è più semplice, anche se è complicatissima anche quella, perché riguarda solamente il settore dei trasporti. Allora, dal punto di vista invece energetico, di energia primaria, in queste ultime settimane abbiamo sentito parlare, per esempio, il Presidente del Consiglio Draghi, di un eventuale non ritorno ma ripotenziamento del carbone, per esempio. Si è anche parlato di nucleare. E allora le domando, quanto sia auspicabile, credo non sia auspicabile per ovvie ragioni ambientali, ma quanto è realistico e plausibile pensare che si vada in questa direzione in questo momento che apparentemente è così critico per i prossimi mesi dal punto di vista energetico per il nostro paese? È abbastanza implausibile. Allora, primo, il carbone. Se anche noi riattivassimo tutte le centrali attualmente in fase di stop o addirittura di dismissione, arriveremo a coprire una quota del 5% della nostra produzione elettrica. Quindi stiamo parlando veramente di quote molto marginali. Abbiamo 7.000 megawatt di potenza a carbone e attualmente la domanda in questo momento, così vado a naso, si può andare sul sito di Terna, sarà attorno ai 40.000 megawatt. Quindi parliamo di una quota marginale. E comunque Enel ha detto e ha ribadito che il processo di chiusura delle centrali a carbone non è in discussione per quanto li riguarda, quindi lo faranno solamente se saranno obbligati dal governo. Per il momento il gas russo continua ad arrivare e va ad alimentare la guerra, come abbiamo ormai capito tutti, ma continua ad arrivare, quindi non c'è questa esigenza di reperire il carbone, comunque non daremo un grande contributo. Per il nucleare ritengo che siano per l'Italia chiacchiere sostanzialmente inutili, perché per il nucleare mancano le condizioni base. Primo sono i siti. Il 94% dei comuni italiani è a rischio idrogeologico elevato, quindi è difficile localizzare siti per le centrali e per le scorie. Non abbiamo investitori, tutti parlano ogni tanto di nucleare, ma gli investitori privati non si vedono, e l'elettricità la producono investitori privati, non è lo Stato che produce l'elettricità. E un'altra questione è il tempo. Noi dobbiamo decarbonizzare il sistema elettrico entro il 2050, e se anche partissimo adesso con l'idea di ricominciare col nucleare, prima del 2040-2045 non avremo un solo impianto, ma noi a quel momento dovremo quasi aver finito il lavoro, non cominciarlo. Poi a questo si aggiunge la questione della sicurezza, che è venuta fuori in maniera clamorosa negli ultimi giorni. Leggevo un'intervista di uno dei responsabili dell'ex centrale di Chernobyl, che ha detto: quando abbiamo visto i carri armati nel cortile dell'impianto, abbiamo preso in mano il manuale di come delle operazioni, e il protocollo guerra non c'era. Quindi dopo 70 anni che si parla di nucleare, non è stato ancora pensato che una centrale nucleare un giorno potrebbe, ed è accaduto in queste settimane, entrare in un teatro di guerra, ed è una situazione estremamente pericolosa per una serie di ragioni che ho descritto in altre interviste, parlando specificamente di questo argomento. Quindi anche per quanto riguarda il nucleare, diciamo, sono chiacchiere buone tra amici in salotto e al bar, ma in realtà stiamo parlando di niente per l'Italia. Allora, abbiamo parlato di petrolio, abbiamo parlato di gas, abbiamo parlato di carbone, abbiamo parlato non di nucleare. Mancano all'appello le rinnovabili. Allora io mi domando, appunto, vista la dipendenza che ci ha raccontato che abbiamo da alcuni combustibili fossili, se questa davvero non possa essere la molla, la spinta definitiva per far partire quella transizione ecologica che da più parti ci raccontiamo che tutti vogliamo fare verso le rinnovabili, che non sia questo la spinta finale, quella che ci porta davvero ad investire in energie cosiddette verdi? Io dico, se non l'abbiamo capito stavolta, dopo due tragedie, una dietro l'altra, non lo capiremo mai più. Quindi io proporrei di prendere al volo l'occasione, no? Perché? Perché i flussi energetici rinnovabili, quindi il sole, il vento, e l'acqua che scorre, il calore del sottosuolo, sono le uniche risorse abbondanti presenti in Europa. Non abbiamo idrocarburi, abbiamo pochissimo carbone, non abbiamo uranio, quindi quando parliamo di quello che dicevamo prima, parliamo di niente per noi. Quindi siccome abbiamo capito che avere maggiore autosufficienza energetica ci dà anche una sicurezza di dormire meglio la notte, per intenderci, bisogna che cominciamo a andare verso dove abbiamo le risorse. Ora, un discorso che io francamente non reggo più è il seguente: quando parli di rinnovabili la gente dice non bastano. Ecco, è una solenne stupidaggine, perché la quantità di energia solare che colpisce il suolo europeo, pensate,
è enorme e in 3 ore il sole manda sull'Europa la quantità di energia che l'Europa consuma in un anno. Quindi la risorsa è l'ultimo problema. Dobbiamo implementare tutte le tecnologie e le tecnologie ci sono. C'è una qualche ragione per cui a casa nostra, mi faccio appello a ciascuno delle persone che stanno ascoltando, noi dobbiamo bruciare qualcosa per scaldare dell'acqua. Perché il metano cosa serve a casa? Per scaldare dell'acqua, per farci la doccia, per scaldare i termosifoni e per cuocere gli spaghetti. Bene, siamo nel 2022, anche l'uomo delle caverne bruciava qualcosa per scaldare dell'acqua. Nel 2022 abbiamo tutte le tecnologie, a cominciare da quella semplicissima del solare termico, che è più, cioè pannelli che servono per scaldare l'acqua e che in Austria sono sviluppati 8 volte più che in Italia, e in Italia non ci sono. Abbiamo le pompe di calore. E dopo le interviste sostenibili di Danilo Cinti, passiamo a un servizio sull'università. Università in carcere, ascoltiamo la dottoressa Nicoletta Sant'Angelo, responsabile AFORM, settore servizi e progetti di area, che dopo averci raccontato la volta scorsa come nasce il PUP, cioè il Polo Universitario Penitenziario a Bologna, nella casa circondariale d'Ozza, e quali vantaggi offre agli studenti detenuti, oggi ci racconta come continua la convenzione con l'università dopo il carcere. Ascoltiamola. Sì, dunque, per scelta fin dall'inizio si è deciso di continuare comunque a supportare gli studenti che desiderano perseguire il loro percorso anche dopo l'uscita, dopo il trasferimento in un altro istituto, dopo l'affidamento ai servizi sociali o dopo l'assegnazione ai domiciliari, perché ecco appunto i movimenti tra dentro e fuori a volte sono frequenti. E siccome appunto questo percorso universitario è anche un modo per rientrare, diciamo, in società, fin dall'inizio ci era sembrato particolarmente negativo interrompere il supporto proprio nel momento in cui la persona si ritrova, cambia condizione e quindi magari per certi versi si può trovare anche più in difficoltà di come era in istituto. Quindi sia il supporto economico, sia un aiuto che ovviamente mira in questo caso a rendere sempre più autonomi, quindi magari vengono accompagnati le volte anche che è successo, gli si spiega come funzionano le procedure standard degli studenti, tipo studenti online, cosa devono fare per prenotare un esame, perché ecco dopo le modalità cambiano, prosegue anche dopo e alcuni si sono laureati anche una volta usciti dall'istituto. E quindi ecco, l'idea appunto è di continuare ad accompagnarli. La parte, tra l'altro anche con Ergo, prosegue lo stesso ragionamento del contributo se gli studenti restano però in questo caso in Regione Emilia-Romagna, perché come dicevamo prima è l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio nell'Emilia-Romagna. E anche qui con Ergo poi c'è la possibilità di effettuare dei colloqui con degli operatori anche per il reinserimento e anche per magari cercare di trovare delle attività lavorative. E quindi insomma si cerca, ecco, di accompagnare un po' a tutto tondo, sia nello studio sia anche rispetto a altri punti di vista, dall'alloggio al supporto per appunto lo studio, per il lavoro, eccetera. È bene fare un po' di distinzioni, che sono delle, diciamo così, distinzioni categoriali, tipologiche, ma che in realtà poi hanno delle sfumature.
Lo studio ha per il detenuto o la detenuta dei significati diversi a seconda della sua biografia personale, della sua storia, diciamo così, detentiva, della sua storia sociale. E noi ci troviamo di fronte a una, diciamo così, variegata situazione. Allora, sono sociologo, quindi vado avanti sulla base del mio sapere. Molti detenuti e detenute arrivano in carcere, ma hanno alle spalle un percorso formativo disastrato, hanno scarse competenze, hanno interrotto gli studi per situazioni precarie lavorative, per situazioni familiari, per detenzioni precedenti. E allora abbiamo dimenticato, all'interno di entrambi gli istituti, adulti e minori, esistono dei plessi per poter completare la formazione superiore. Quindi noi ci troviamo di fronte a volte a dei casi di persone che hanno completato il ciclo formativo superiore all'interno del carcere. E allora, siccome ad esempio all'interno dell'istituto penale minorile esiste un plesso dell'alberghiero, vengono fuori delle vocazioni o degli orientamenti a iscriversi a un corso di laurea in un certo senso in connessione con gli studi fatti. Ecco perché allora abbiamo l'iscrizione, non so, in studi e culture di tipo gastronomico. In altri casi il detenuto o la detenuta potevano anche essere dei professionisti, già in possesso o comunque dei soggetti con una propria occupazione e già in possesso di un titolo di studio. Ecco allora che abbiamo dei casi in cui l'iscrizione al corso di studio all'interno da studente detenuto è in una seconda laurea, cioè una seconda laurea rispetto alla prima che aveva già conseguito prima di entrare nel circuito detentivo. Un altro caso ancora è di persone che hanno delle condanne molto lunghe, addirittura l'ergastolo, e quindi conseguono un primo titolo di studio, un secondo titolo di studio, un'altra laurea triennale, oppure si iscrivono alla magistrale. Noi abbiamo qualche iscritto alla magistrale. Abbiamo avuto anche dei casi di persone che si sono già laureate e un caso o due in cui nel momento della uscita, diciamo così, dal carcere c'è un impiego, un'occupazione connessa al titolo di studio preso, perché nel corso degli esami il detenuto, più spesso il detenuto, anche perché, ripeto, le detenute sono molto meno in generale e quindi è avvenuto proprio in connessione con i docenti che via via ha incontrato, in cui si sono palesate delle opportunità occupazionali, ovviamente in un momento successivo, oppure si è palesata un'opportunità occupazionale nel momento della semilibertà, quindi da semilibero è andato a lavorare in una realtà lavorativa connessa all'ambito, diciamo così, studiato. Ecco. Quindi ho voluto fare questa variegata situazione perché noi abbiamo tante situazioni diverse. Allora, non abbiamo parlato della presenza degli immigrati. Noi abbiamo degli studenti che sono immigrati, che sono arrivati in Italia, possono anche non avere una regolarità del permesso di soggiorno e fin tanto che restano all'interno del circuito detentivo possono, diciamo così, iscriversi. In diversi casi hanno un titolo di studio conseguito all'estero che viene considerato valido per l'iscrizione, però ben si può capire che molte volte ci sono delle difficoltà di tipo linguistico che riguardano l'italiano
e quindi non sarebbero, diciamo così, adeguate alcune iscrizioni a corsi di studio che presuppongono o presupporrebbero una sorta di preparazione, di confidenza con la lingua italiana, ma anche con la storia e con la cultura italiana, perché sono materie, diciamo così, più difficilmente avvicinabili da persona che viene, diciamo così, da un altro contesto. Quindi, se volessimo fare un bilancio generale della situazione dell'università in carcere, che cosa ci può dire? Allora, io direi, l'università in carcere fa bene al carcere e fa bene all'università, nel senso che persone, docenti, tutor, collaboratori, volontari, chi sono i volontari? I volontari a volte sono studenti universitari volontari, noi stiamo per emanare un bando per studenti universitari di Unibo che vogliano svolgere la loro attività di volontariato all'interno del carcere dopo una attività di tipo formativo. Perché un'attività di tipo formativo? Già da tutte le domande e quanto abbiamo detto, vediamo quanto sia complessa, diciamo così, la realtà detentiva, quali siano il tipo di regole e quali siano anche il tipo di attenzioni che bisogna avere. Attenzione, il detenuto e la detenuta si trovano in una situazione ovviamente di difficoltà e molte volte è portato a fare un proprio progetto e cerca di realizzare il suo progetto chiedendo, entrando in relazione con quante persone può, e quindi può essere il volontario in qualche modo collegato all'università, il volontario collegato ad un'associazione di volontariato, il volontario collegato ad esempio al prestito bibliotecario che a Bologna viene fatto anche dal Comune di Bologna Sala Borsa, che è molto efficiente. E ovviamente, diciamo così, questa progettualità a volte dovrebbe essere, diciamo così, ulteriormente ben congegnata per essere, diciamo così, funzionale al raggiungimento di un obiettivo. Ecco. Al termine della nostra puntata invitiamo in particolare gli studenti del Polo Universitario Penitenziario a scriverci sempre a redazione liberidentro@gmail.com. Noi vi salutiamo, vi invitiamo a seguirci anche domani, quindi un saluto da me, che sono Caterina Antonella Cortese, Enea Flacco, Diana Bota e Paolo Aleotti. Grazie, seguiteci anche domani.